Benvenuti ad una nuova edizione di TRC Notizie. Approda in appello il processo per i 12 imputati coinvolti nell'inchiesta sui concorsi truccati all'Ausl di Agrigento. Personaggio chiave delle indagini è il ravanusano Armando Savarino, oggi sindaco, ma sotto processo per la sua carica di direttore sanitario dell'azienda nel 2006. A vario titolo di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, rivelazione di segreto d'ufficio e voto di scambio, sono stati condannati in primo grado a pene comprese tra i 3 anni e mezzo e gli 8 mesi di reclusione. Rinviato per difetto di notifica al prossimo 5 giugno il processo d'appello con Corsopoli, che si sarebbe dovuto aprire oggi a Palermo. Già in quella data, comunque, dopo la relazione, la Procura Generale terrà la reclamare che entro la fine di quest'estate sarà emessa la sentenza per i 12 imputati condannati che hanno impugnato il verdetto di primo grado. L'inchiesta della Procura di Agrigento poggia su numerose intercettazioni telefoniche e ambientali e successivi riscontri che ritennero pilotati 3 concorsi banditi dall'azienda delle unità sanitarie di Agrigento nel 2006. Motivazione della sentenza emessa dal collegio presieduto dal giudice Antonino Sabatino descrivono l'esistenza di un vero e proprio sistema di gestione della politica basato sullo scambio di favori in cui l'allora direttore sanitario dell'Ausl, Armando Savarino, distingueva tra interessi aziendali e interessi personali politici. La condanna più pesante, 3 anni e 6 mesi di reclusione, è stata inflitta infatti all'attuale sindaco di Ravanusa, che secondo l'accusa avrebbe drogato il concorso per 11 posti di collaboratore amministrativo, quello per 7 posti di autista di ambulanza e la mobilità di 20 infermieri. Nel caso degli amministrativi, Savarino avrebbe siglato un accordo con Michele Pellegrino, ex direttore amministrativo dell'ospedale di Sciacca e presidente di commissione, condannato a 2 anni e 4 mesi. Armando Savarino, assieme alla figlia Giusi, allora deputato regionale, condannata a 2 anni e 2 mesi, sponsorizzava l'assunzione di un ex consigliere UDC del comune di Ravanusa, Salvatore Puccio, al quale sono stati combinati 2 anni e 2 mesi. A quel concorso ambivano altri noti politici siciliani. Puccio venne informato prima da Pellegrino sulle domande materia della sua prova orale, mentre per gli altri test si fece ricorso a vistose correzioni. Se in questo caso Lillo Gattuso, collaboratore dei Savarino e oggi assessore di Ravanusa, è considerato dai giudici semplice spettatore e confidente per il concorso di 20 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, sarà ritenuto responsabile di concorso esterno intentato abuso d'ufficio. Nel processo di primo grado, Gattuso è stato così condannato a 8 mesi di reclusione. Tra le numerose conversazioni telefoniche intercettate, infine, configura il reato di scambio politico-elettorale una registrazione in cui Armando Savarino assicura a Calogero Maria Smecca, che per questo è stata condannata a 8 mesi, il trasferimento del marito infermiere a Ribera, città più vicina rispetto a dove lavorava, raccomandandole contestualmente di avvisare tutti i suoi familiari di votare la figlia alle elezioni regionali del 2006. Il pubblico ministero Lucia Brescia ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per i fratelli Favaresi Salvatore e Calogero Pisciotto, rispettivamente di 35 e 41 anni. I due imputati vennero arrestati dai carabinieri nel 2008 dopo le denunce dell'ex compagna di Calogero Pisciotto. La donna raccontò ai militari di presunti abusi sessuali subiti sia dal compagno che dal cognato. Inoltre la donna sarebbe stata costretta ad andare in strada per chiedere l'elemosina per sopravvivere senza essere sostenuta dal proprio compagno, che l'avrebbe vessata, umiliata e talvolta anche picchiata. Le consulenze affidate ad esperti esterni dall'allora sindaco di Agrigento Aldo Piazza non erano illegittime. È questa la conclusione alla quale sono arrivati i giudici della Corte d'Appello di Palermo nell'ambito del processo che vedeva imputato l'ex amministratore comunale accusato di abuso d'ufficio. Per Piazza ieri è arrivata l'assoluzione, che cancella così la condanna a 5 mesi di reclusione incassata in primo grado. La Corte d'Appello di Palermo ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento nel giugno del 2010 nell'ambito dell'inchiesta Consulentopoli, che vedeva alla sbarra con l'accusa di abuso d'ufficio l'ex sindaco di Agrigento Aldo Piazza. I giudici della Corte d'Appello palermitana hanno deciso l'assoluzione perché il fatto non sussiste per l'ex amministratore, che in primo grado era stato condannato invece a 5 mesi di reclusione. Al centro della vicenda giudiziaria erano finite alcune consulenze esterne assegnate da Piazza e che, secondo l'accusa, sarebbero state inutili perché l'ente al suo interno disponeva già di risorse in grado di far fronte a questi compiti. Al termine del processo di primo grado, Piazza era stato scagionato dalla quasi totalità delle accuse mosse nei suoi confronti. I giudici del Tribunale di Agrigento però lo avevano riconosciuto colpevole per l'imputazione relativa alla nomina in qualità di esperto di Pippo Flora, ex sovrintendente del Teatro Pirandello. Il difensore di Piazza, l'avvocato Nino Gazziano, aveva appellato la condanna, che ieri mattina è stata annullata dai giudici di secondo grado.
in primo grado. Erano stati già assolti Crocetta Maida, che per anni ha curato la contabilità del comune di Agrigento, e l'avvocato Calogero Lo Giudice, che si era occupato di incarichi di natura legale, oltre lo stesso Pippo Flora. Nell'inchiesta erano finiti altri due consulenti, Giovanni Amico e Cirino Gallo. Quest'ultimo avvocato si era occupato di consulenze legali. Amico invece aveva curato aspetti finanziari per conto dell'amministrazione Piazza. Il giudice per l'udienza preliminare, Alberto Davico, aveva però disposto nei loro confronti il non doversi procedere. Il pregiudicato pavarese Domenico 40, 38 anni, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere perché è ritenuto responsabile del reato di strage in riferimento agli attentati esplosivi al Tempio della Concordia, al carcere, al Tribunale di Agrigento e alla metropolitana di Milano, ha tentato la fuga dal carcere di Ragusa. Il detenuto durante l'ora d'aria ha scavalcato i muri del cortile passeggi e si è incamminato nell'intercinta. Si è quindi nascosto dentro un piccolo casotto in attesa del momento opportuno per scavalcare il muro di cinta. Uno degli agenti della polizia penitenziaria si è però accorto che mancava un detenuto rispetto a quelli contati all'inizio dell'ora d'aria e ha dato subito allarme. Le immediate ricerche hanno permesso di bloccare l'uomo. Inchiesta Out-Out, un'altra scarcerazione è stata disposta dal Tribunale della Libertà di Palermo. Dopo Antonio Cannizzaro e Gerlando Di Carlo, anche Giuseppe Lombardo, licatese di 65 anni, lascia il carcere. Il riesame, accogliendo l'istanza dell'avvocato Enzo Sica, ha revocato la misura cautelare degli arresti per l'indagato. È caduto in un burrone mentre stava raccogliendo asparagi, si trova adesso ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia a Palermo. Vassallo, 53 anni, di Palma di Montechiaro. L'uomo che ha riportato un esteso trauma cranico e la frattura di costole ed arti, dopo un primo ricovero all'ospedale di Licata, è stato trasferito in elisoccorso nel capoluogo siciliano. A soccorrerlo sono stati alcuni operai che lavoravano nelle vicinanze. E approfittando della notte, ignoti malviventi hanno svaligiato la casa d'accoglienza dei padri vocazionisti a Siculiana Marina. I ladri sono riusciti ad entrare forzando una finestra posta sul retro della struttura. Una volta dentro hanno portato via gli arredi e smontato gli infissi. Il bottino ammonta a circa 20.000 euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Siculiana. La Procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili a vario titolo della cava di proprietà della cooperativa Virgilio, dove lo scorso 6 febbraio l'operaio Domenico Fravolini, 61 anni, è morto dopo essere precipitato nella vasca di decantazione della Calceviva. La magistratura ha incaricato un consulente tecnico per una perizia sul carro ponte su cui Fravolini stava lavorando poco prima dell'incidente. L'obiettivo è di accertare eventuali difetti di funzionamento degli impianti e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli inquirenti inoltre hanno disposto lo svuotamento della parte liquida della vasca dove Fravolini è caduto. Subito dopo l'incidente mortale, l'area che delimita la cava, situata in contrada Spagnolo tra Sciacca e Memphis, era stata sequestrata. Anche Alfonso Sanfilippo, 40 anni, di Porto Empedocle, arrestato nell'ambito dell'operazione antidroga Ardom del febbraio dello scorso anno, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Michele Alaimo. La sua posizione sarà unificata a quella degli altri 3 imputati che avevano optato per il rito ordinario ed erano stati mandati a processo. Un'azienda su 2 in Sicilia, un lavoratore in nero o paga i propri dipendenti diversamente da quanto previsto dal contratto formalmente applicato. Questa è la conclusione dell'indagine effettuata dagli ispettori della regione depositata all'Arse nei giorni scorsi. Nel 2011 gli ispettori del lavoro hanno passato ai raggi X 8.073 aziende, individuando irregolarità in 4.000 di queste. I dati ufficiali depositati in commissione lavoro all'Arse della regione evidenziano che nel solo 2011 sono stati individuati 3.760 lavoratori in nero e 8.704 irregolari. La politica, un ministro che ascolti le rivendicazioni della Sicilia e quanto chiedono 42 parlamentari nazionali siciliani in una lettera al premier Mario Monti. Sono parlamentari di tutti i partiti che hanno dato la loro adesione ad un'iniziativa bipartisan organizzata dal senatore del Partito Democratico Enzo Bianco. Nella missiva si chiedono misure finalizzate alla crescita. Bianco vuole incontrare Monti, che dovrà delegare un componente del governo con il quale affrontare le questioni sul tappeto. Tra i titolari di Dicastero, il Presidente del Consiglio non ha nominato nessun siciliano.
L'hanno chiamato Salva Sicilia, è il tavolo permanente costituito oggi dalle 17 associazioni regionali, sindacali e dell'impresa che lo scorso 1 marzo hanno organizzato a Palermo la marcia per il lavoro produttivo. Salva Sicilia come Salva Italia, come a richiamare l'urgenza anche nell'isola come nel resto del paese di una svolta e di un percorso nuovo nel segno dello sviluppo. Una delegazione della conferenza dei sindaci del Belice è stata ricevuta dall'assessore regionale al territorio ambiente Sebastiano Di Betta. I sindaci hanno rappresentato come dopo 44 anni dal terremoto che ha sconvolto la valle siano necessari ancora 450 milioni di euro per completare la ricostruzione. Insieme ai primi cittadini, ha detto al termine della riunione di Betta, mi farò portavoce della richiesta al ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca di un tavolo bilaterale Stato-Regione che risolva le questioni ancora aperte e che dopo tutti questi anni non possono non arrivare rapidamente a definizione. Mi batterò affinché siano inseriti nella rimodulazione dei fondi FAS ancora non assegnati almeno 100 milioni di euro per opere di urbanizzazione primaria in quel territorio che non può essere ancora penalizzato. Se vogliamo un'Italia unita e non a due velocità, non possiamo permettere che ancora si discuta dei ritardi sul Belice e di mancate erogazioni di fondi, dimenticandosi dei 370 morti e dei 70.000 senza tetto. Approderanno in aula martedì prossimo il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. A comunicarlo è stato lo stesso presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Francesco Cascio, al termine della seduta di ieri del Parlamento Siciliano, aggiornando i lavori alle 16 di martedì 20 marzo. All'ordine del giorno della prossima seduta anche lo svolgimento della rubrica Infrastrutture e Mobilità, la discussione della mozione opportuni provvedimenti in ordine al servizio di trasporto pubblico in Sicilia e disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2012, legge di stabilità regionale. Nel giro di qualche giorno il PDL chiuderà il cerchio su alleanze e scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative di Agrigento. A fare il punto della situazione del partito è stato ieri pomeriggio il segretario nazionale del Popolo della Libertà, Angelino Alfano, in visita ad Agrigento per incontrare gli agenti della Catturandi della squadra mobile che arrestarono nel giugno del 2010 il boss latitante Giuseppe Falsone. Giornata agrigentina ieri per il segretario nazionale del Popolo della Libertà Angelino Alfano, che è tornato nella sua città per far visita alla questura e per manifestare la gratitudine e la vicinanza dell'istituzione a quegli uomini e a quelle donne della polizia che operano a rischio della propria vita per garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza ai cittadini della provincia di Agrigento. Un incontro di cortesia, quindi quello dell'ex guardasigille che ha voluto portare il proprio saluto agli uomini della sezione Catturandi della squadra mobile di Agrigento e agli uomini dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna dei servizi segreti per l'operazione che ha portato il 25 giugno del 2010 alla cattura del boss di Cosa Nostra Giuseppe Falsone. Noi, uscendo dalla questura, Alfano ha detto: questi servitori dello Stato non li dimentichiamo mai. Sono qui per testimoniare la gratitudine ai ragazzi, alle donne, agli uomini della squadra Catturandi di Agrigento che hanno catturato il boss Falsone nell'estate del 2010 e venni qui a complimentarmi con loro appunto nell'estate. Se ci torno adesso è perché, avendo loro ricevuto importanti riconoscimenti da parte della polizia, sono qua a complimentarmi con loro e a ringraziare la polizia per la gratitudine che ha avuto nei confronti di questi ragazzi. Noi tutti insieme siamo lo Stato, è lo Stato l'apparato di polizia che è intervenuto, è lo Stato il governo che ha dato questi importanti segnali, è lo Stato nella sua rappresentanza dei servizi segreti che hanno contribuito a questi grandi successi e dunque noi dobbiamo sempre valorizzare le cose importanti che lo Stato realizza. Alfano, al termine dell'incontro, è stato invitato anche a fare il punto della situazione sul momento politico che interessa la città di Agrigento, alle prese con la definizione di alleanze e candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. Il PDL, ha dichiarato Alfano, assumerà una decisione nei prossimi giorni riunendo i propri organismi dirigenti in modo democratico. Io osservo con favore il venir fuori di questi movimenti civici che hanno uno scopo, quello di fare il bene per Agrigento senza ideologie politiche. Credo che tutto ciò che viene fuori dal fermento della società deve essere ben accolto. Nessuna contrarietà nei confronti di nessuno, ha concluso Alfano. Mettiamo al centro la città. Il PDL non vuole piantare la bandierina del partito ad Agrigento per dire è mia. Al centro non vi deve essere altro che il bene della città.
Conferenza stampa questa mattina del candidato sindaco di Agrigento per Epolis Totò Pennica. Il noto penalista chiede alle autorità giudiziarie e alle forze dell'ordine di vigilare sui suoi stessi comportamenti per evitare disagi e strumentalizzazioni. Il riferimento dell'avvocato è legato alla sua attività professionale contrassegnata da difese tecniche di diversi imputati di criminalità organizzata, di reati comuni e reati gravi. Pennica si impegna ad informare preventivamente l'autorità di polizia, anche per le vie brevi, di eventuali riunioni nel territorio indicato a rischio di infiltrazioni mafiose. Sono partite da Contrada San Giuseppe Puzzo e sono giunte fin davanti Palazzo dei Giganti questa mattina alcune giovani minorenni ospiti della comunità alloggio Papa Giovanni XXIII di Agrigento, per poi dare vita ad una piccola manifestazione sotto il balcone del sindaco. La richiesta delle giovanissime è stata quella di una piccola somma di denaro da poter tenere per loro. Secondo quello che hanno raccontato le ragazze, la comunità non dispone di molto denaro, in quanto è da molto tempo che attende i fondi dagli organi preposti, così hanno deciso di esporsi in prima persona, anche se dall'associazione fanno sapere che godono ancora di vitto e alloggio. Il sindaco Marco Zambuto ha promesso che si occuperà della vicenda. Strutture otticole, serre, tunnel e vigneti da mensa sono stati distrutti tra Licata e Palma di Montechiaro dal maltempo dello scorso fine settimana. La Confederazione Italiana Agricoltori di Licata ha chiesto la sospensione dei pagamenti delle tasse, dei contributi previdenziali e dei mutui e l'accelerazione di tutte le procedure istituzionali al fine di emanare al più presto gli interventi previsti nei casi di calamità naturale. E sarà pubblicato domani lo schema di statuto modificato e integrato dalla Giunta Municipale di Licata al fine di consentire ai cittadini di presentare eventuali osservazioni o proposte entro 30 giorni. L'amministrazione comunale ha integrato l'articolo sui titolari dei diritti di partecipazione, al quale è stato aggiunto un nuovo comma che prevede l'istituzione della consulta comunale dei migranti per favorire l'integrazione dei cittadini provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea. Abrogata inoltre la figura del difensore civico, novità anche per la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Comunale di Licata, mentre la giunta sarà composta da un numero minimo di 4 assessori e massimo di 6. La carica di componente della giunta sarà compatibile con quella di consigliere comunale. E continuano a Campobello di Licata gli incontri tra il commissario straordinario del comune Antonino Lamattina e i rappresentanti delle forze dell'ordine che operano sul territorio provinciale. Questa mattina ad essere ricevuto in municipio è stato il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Riccardo Sciuto. Dopo la visita del signor questore, oggi è il turno dell'Arma dei Carabinieri far visita qui al comune di Campobello di Licata, una testimonianza della vicinanza che le forze dell'ordine hanno nei confronti del territorio della provincia e anche di quelle comunità piuttosto piccole come Campobello di Licata. Sì, è una visita di riguardo, non doverosa, ma la risposta ad un invito del signor commissario, al quale appunto ho risposto più che volentieri, una testimonianza di vicinanza rispetto ad una collettività che credo si stia impegnando a fondo per riuscire a rispondere anch'essa alle tante esigenze e alle tante sollecitazioni di questo territorio meraviglioso, ma tanto meraviglioso quanto martoriato. Ecco, Campobello di Licata è il paese di uno dei più importanti in negativo personaggi della criminalità organizzata della nostra provincia, quindi con l'attenzione nei confronti di questa comunità è maggiore? No, l'attenzione non è maggiore per la presenza di esponenti, è la stessa che va riservata a tutte le comunità che rispondono, come dicevo prima, ad una esigenza superiore che è quella di alle regole, di riuscire a rispondere alle regole. Il signor commissario, credo con la sua presenza, ha dato ampia testimonianza di questo, dell'impegno che questa collettività ci mette per riuscire a dare appunto una risposta, e la mia presenza non è altro che la testimonianza anch'essa di una vicinanza, ma la conferma che l'Arma dei Carabinieri naturalmente è a disposizione della collettività, e l'Arma dei Carabinieri esiste perché esiste la collettività che noi serviamo ormai da quasi 2 secoli. La presenza del signor colonnello dottor Riccardo Sciuto
qui a Campobello di Licata, quale comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Agrigento, sta a testimoniare ancora di più la presenza dello Stato sul nostro territorio. Presenza che tende soprattutto a chiarire il ruolo che l'Arma dei Carabinieri esercita sul nostro territorio a difesa dei diritti di tutti i cittadini e contro ogni criminalità fortemente organizzata. E quindi io ritengo questo grande plauso che la città deve all'Arma dei Carabinieri, ma a tutte le forze dell'ordine, e guardie di finanza, polizia, di Stato, per l'impegno posto in essere ogni giorno a tutela dei diritti dei cittadini e dell'intera collettività. Come un plauso e un riconoscimento io ritengo che vada rivolto alla magistratura. Un grande inchino e un grande saluto alla magistratura, soprattutto del distretto di Agrigento, al nostro procuratore dottor Di Natale e ai magistrati giudicanti che nell'ombra svolgono un grande lavoro. Il segretario del circolo del Partito Democratico di Porto Empedocle, Caterina Santamaria, ha convocato per domani pomeriggio il consiglio direttivo del soggetto politico per discutere della grave crisi socio-economica che investe la città. Lo scopo dell'incontro, dice Santamaria, è quello di aprire un dialogo propositivo con l'amministrazione comunale e creare una piattaforma programmatica che affronti il disagio che la popolazione empedoclina sta vivendo sul piano lavorativo. Saranno posti in esame anche i grandi disagi che vivono le categorie deboli, quali anziani, disabili e malati, che anche quest'anno non vedono partire i più essenziali servizi di assistenza. E il circolo del Partito Democratico di Delia torna a chiedere all'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta il servizio specialistico di cardiologia, neurologia, diabetologia, ginecologia e dermatologia del presidio sanitario deliano. Il PD, in assenza di ulteriori riscontri, annuncia forme di protesta e mobilitazione. Al sindaco è stato già richiesto un incontro urgente per concordare eventuali azioni comuni da intraprendere con il coinvolgimento della Giunta, del Consiglio Comunale, delle forze sociali e sindacali e della cittadinanza. Sarà recuperata questa sera su Rete 4 la puntata di Viaggio A, dedicata in parte al giudice canicattinese Rosario Livatino. La trasmissione, condotta da Paolo Broso, era prevista per la scorsa settimana ma non è andata in onda. Progettare e valutare nella scuola secondaria di secondo grado, questo è il tema di un incontro di formazione che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala convegni dell'Istituto Tecnico Galilei a Canicattì. All'iniziativa promossa da Lucim ha preso parte, tra gli altri, il vicepresidente nazionale dell'Associazione degli Insegnanti Cattolici, Giacomo Timpanaro. Professore, quanto è pronta la scuola italiana a questi cambiamenti? Ma in effetti i cambiamenti sono stati repentini, però io confido tantissimo nelle competenze dei docenti e dei dirigenti per poter applicare quello che viene dall'alto. Io dico sempre che gli ordinamenti sono importanti, però la vera qualità della scuola la fa la competenza, la deontologia di docenti e dirigenti. Sicuramente siamo in un periodo di grandi cambiamenti e noi altri vorremmo che in questo cambiamento fosse più la valenza pedagogica e didattica e un po' meno quella economica non equilibrata. Quale lunghezza d'onda si deve instaurare tra docenti e discenti? Bella domanda, complimenti. In effetti l'azione educativa è proprio nel rapporto biintenzionale fra docente e discente. L'intenzionalità educativa dei docenti, dove devo arrivare, la motivazione del discente è su quel rapporto interpersonale di rispetto e di autorevolezza da parte del docente e per quanto riguarda il discente, di colui il quale deve seguire un adulto significativo a livello educativo. Abbiamo concordato con l'UGIM proprio perché fa parte dell'UGIM il professore Timpanaro, che è un ottimo relatore, oltre ad essere un ottimo studioso, e si inquadra nel lavoro che la nostra scuola sta facendo nell'ambito della sperimentazione della riforma degli istituti tecnici. Quindi valutare, progettare e valutare, non abbiamo aggiunto per competenze, però sicuramente il professor Timpanaro ci penserà lui a completare il concetto. Quali difficoltà emergono? Beh, più che di difficoltà si tratta di un cambiamento, cioè nel riordino del secondo ciclo e quindi anche degli studi tecnici vengono introdotte le competenze, quindi progettare e valutare per competenze. Sono una novità per la scuola italiana. La scuola italiana, come si sa, è abituata a
progettare, a programmare e a valutare in maniera diversa, con il vecchio compito in classe, la vecchia verifica. Con questo tipo di variazione, competenze, appunto, bisogna progettare in maniera diversa e valutare in maniera diversa. Per esempio, le competenze in uscita, ecco, del quinto anno, bisogna capire innanzitutto che cos'è una competenza. La competenza è il saper fare qualcosa in una situazione, diciamo, data, verosimile oppure reale. I ragazzi spesso, per esempio parliamo nel concreto di geometri o di ragioniere, come si diceva una volta, devono essere in grado di poter fare qualcosa che sia, per esempio, non lo so, tenere un libro mastro, fare una fattura, fare un progetto, oppure stimare un terreno e quant'altro. Queste sono competenze. Noi curiamo, diciamo, un percorso di studi che serve a loro per poter acquisire queste capacità di saper fare in situazione. Successo di pubblico ieri sera al Teatro Sociale di Canicattì per la rappresentazione dei ragazzi del liceo scientifico Sciascia che hanno messo in scena la PS Anime. Lo spettacolo, curato dall'insegnante Lella Falzone, ha avuto come tema il ricordo della Shoah e di tutto ciò che è connesso con la follia dell'uomo. Quella di ieri è stata la seconda rappresentazione dello spettacolo, che era già stato proposto lo scorso 29 febbraio agli alunni dei licei canicattinesi in occasione della conclusione del progetto sulla Shoah coordinato dal dirigente scolastico Rossana Virgilio. Nel settembre del 1935 furono emanate le leggi. Inizia domani pomeriggio alle ore 18 per l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Canicattì il Viaggio nella Musica, la rassegna di concerti organizzata dal coordinamento dei docenti di strumento musicale guidati dal professor Stefano Tesè e dalle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Agrigento, con la collaborazione della rassegna Concorso Euterpe Mediterraneo in Musica, ufficio scolastico provinciale. Ad esibirsi sarà il duo musicale Note Eccedenti, composto dai maestri Pietro La Greca, docente di pianoforte al Pirandello di Canicattì, e Valerio Palumbo, docente di tromba all'Istituto Comprensivo Russo di Delia. Adesso il meteo. Previsioni meteo per giovedì mattinata: le temperature minime varieranno da meno 1 grado a Enna, 9 gradi a Trapani. Le massime invece saranno comprese tra i 12 gradi di Enna e i 18 gradi di Agrigento. È tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.